I'm Giovanni Maria Di Budvo. I'm a geologist and I work in the Geological and Landslides Museum of Civita di Bagnoregio since it was opening in about 6 years ago in 2012. The history of the territory and the town is particular. You have to imagine that between 3.5 million and 1 million years ago, here in the area of Civita was the seabed of the Tyrrhenian Sea, with a depth of about 100 or 200 meters, where a lot of clays accumulated on the seabed. Then, about 1 million years ago, the area emerged, and then the volcanic activity of the Vulcini volcanic district started. Where is now Bolsena Lake? In the period about 600,000 and 125,000 years ago, five volcanoes were active. So the Vulcini volcanic products covered all the marine deposits that emerged from the Tyrrhenian Sea. And then during the last 600,000 years, there were many cycles of great erosion. And then today we have two valleys in the north and on the south side of Civita. These valleys are very deep and the slopes are very steep. So we have in the lower part of the slope we have marine clays, so clays of marine origin, overlaid by volcanic rocks. And the slopes are so steep and the volcanic rocks form a vertical scarp. And so the problem of Civita are due to three main processes. The first is the action of water and gravity. The second one is the behavior of the marine clays and the volcanic rocks. And the third one is the morphology of the area. Let's start from the beginning, from the action of the water and gravity. The water transforms clays into mud, so there is the continuous deformation of the clays under the volcanic mass rock. There is the continuous deformation and the mud flows during the rainfall during winter. And so in the mass rock, in the overlaid volcanic rocks, there is a continuous enlargement and propagation of the fracture inside the rock. And then there is the action of water that goes inside the fracture of the volcanic rocks, causing physical and chemical alteration of the surfaces. And then there is the action of the roots of the plants inside the fractures. So there is the continuous reduction of the rock strength. So there are deformation and mud flows on the clay, and then rock falls from the mass rock. So in the last 2,500 years of history of Civita, there was a continuous reduction of the cliff. In the last five centuries, there was a reduction of about 25%. Okay, just yes. Cut. We just make some pieces. Yes, some pieces. Okay. Okay, we're stopping now. Sì, perché poi mi stanco e mi perdo pure il filo del discorso. No, poi l'inglese si. Ok, carta e penna? Oppure ci ricordiamo intanto quello che ho affrontato? No, la cosa che voglio chiedere è, ma lei poi farà non è che uno deve chiacchierare per mezz'ora di seguito, lei poi farà un montaggio, certo. Alternandolo a okay. Quello che gli serve poi. Sì, sì, sì. Io gli racconto tutto, però a blocchi. Sì, he's going to talk in blocks because it's too long to talk for half an hour. Ok? So what is he going to do now? He's going to talk about another subject. Okay. So now we've covered the geological history. Sì, la storia geologica. Sì.
prehistory anche, perché parlavo di aree abbastanza lontane. And now you're going to talk about... Allora, vabbè, mi sono scordato pure di dire del problema del, di, sai, gelo disgelo, di... quello però lo posso dire quando... per rispondere alla domanda sui cambiamenti climatici. Certo, sì. Certo. Forse adesso potresti parlare di un po' quanto tempo è stato aperto questo museo. Maybe, lo sai, might be interesting to know who comes to visit, what sort of questions people ask you. You haven't included this, this is my questions. No. Chiedono sì, però dico, chiedono di tutto, ecco, da, da, da che sono le frane alla storia, chi erano, che facevano gli Etruschi, che facevano i Romani, come era il borgo prima, cioè, le domande ovviamente spaziano. What nationalities, people, you know, sort. Di tutto, cioè. To, yeah, so maybe you can tell like this museum helps quite a lot of people, visitors that come to Civita. You know, understand about the history because there's a lot of history, and this is probably the only place you get to know a bit more. Se no mangi e basta, insomma. Cioè, questo sì. È quello che vorrebbe. Sì. Cioè, nel senso, cioè, ci sono pochi posti dove. Da me, quando vengono da mio padre, io parlo. Anche da me chiedono la storia, però io non parlo ovviamente della storia geologica, parlo più della storia delle persone, non della cultura del posto. Però qui magari possono avere informazioni più dettagliate, infatti io spesso rispedisco quassù per questa parte di storia geologica, delle frane. Perché parecchi ancora vengono. E dove? Qui. Ah, qui no? Sì, ma molti. Chi è interessato, cioè, molti sono interessati solo a, a riempire lo stomaco piuttosto che la testa. Fa la colla mentre si fa. So we need to do another clap, turn the camera off. Okay. Okay, so now we're going to talk about... Cioè, just a moment, ok, quindi aspetta, però abbiamo parlato della... Allora, della... dell'assetto dei, insomma, dei stabili, ok. Adesso posso dire, diciamo, che il problema, ecco, che da quello deriva che ci sono processi di stabilità diffusi a tutti i versanti, di tipo ovviamente diverso, che, insomma, che hanno effetti negativi su tutta la zona, in particolare su alcune aree. Allora mi ricollego magari alla zona del ponte, visto che una delle domande è sul ponte. Sì, e dico del che anticamente c'era il, dico magari i primi erano stati gli Etruschi perché cercavano questi, questi posti facilmente difendibili. Aspetta, il posto facilmente difendibile dei, com'è il passato di Search? They searched or looked for. They looked, okay. They looked for the okay. Those places so safe, defensible, safe, so safe places. Naturally defensible. Or natural safer. Safe sì. Significa sicuro, no? Posti sì. Dove si sentivano più al sicuro. Aspetta, mi sfugge anche il termine in italiano, scusa. Quando un posto è... Naturally safe, or it's because it's surrounded by a river and it's up on a cliff, so they felt safe up here, no? The Etruscans. I think so. That's sì, sì, no, it's true, yeah. Sì, sì, sì. They could see that. It's what I want you to talk about. They can see who's arriving, so. Defensible, is it right, the term defensible? Do you have this word defensible?
Defensible. The festivals? No. Defensible. Defensible. It's not that. Okay. No. The new. The first people? Però potresti cambia effetto, cambia sì, problema. Infatti. Perché tu vuoi dire un sì, posto che era sicuro. Safe. Safe. Sicuro. Sì. Sicuro, E quindi posso dire comunque safe environment. Sì. Say. You can say this word, sì. Okay? It's a naturally safe environment for a civilization to come and live here. No? Poi così gli posso dire della zona della zona del ponte. No, però voglio certo qualche cosa, almeno qualcosa ci può montare in inglese. Se tu ti senti più agio parlando italiano, l'hanno messo i sottotitoli, perché tanto io qui devo fare i sottotitoli per tutti gli altri. Come vuoi tu? Però quello che riesco ad arrivare a fare.